Buongiorno. Una visita al vecchio prima della lezione, eh? Buongiorno, Jonas. Levatevi di mezzo, stupidi serpenti del tunnel. Posso farti vedere un vero serpente del tunnel, amata. Cosa c'è ora, signore? La figlia di papà sta per piangere. È una nullità, Butch. Figlia di papà, figlia di papà. Credi di essere speciale perché tuo padre è il soprintendente? Mi dispiace. Fagliela vedere, Butch. Non ho paura di te, Wally Mac. Di testa che non vuole andarsene. Posso farti vedere un vero serpente del tunnel. Beh, ce l'hai fatta. Tutto pronto per il goat? Credimi, davvero, non è così male. Tutti devono passarci. Non ho dubbi, specialmente perché si tratta di un test a scelta multipla senza risposte sbagliate. Inizieremo non appena tutti avranno preso posto. Buona fortuna. L'amata. Grazie per il tuo aiuto, idiota. È bello sapere che posso contare su di te quando sono nei guai. Stai indietro. Vai a... Beh, ora che tutti hanno trovato l'aula, finalmente possiamo iniziare. Non parlate e non copiate dagli altri. Sì, sto parlando con te, Deloria. Certo, signor Broch. Se nessun altro ha commenti intelligenti da fare, iniziamo. Domanda 1. Uno scienziato pazzo del Vault corre verso di te urlando: metterò il mio armonizzatore quantistico nella tua camera di risonanza fotonica. Qual è la tua risposta? Domanda 2. Mentre lavori come tirocinante nella clinica, un paziente con una strana infezione al piede inciampa nella porta. L'infezione si propaga con una velocità allarmante, ma il dottore è temporaneamente uscito. Cosa fai? Domanda 3. Scopri un ragazzino che si è perso nei piani inferiori del Vault. È affamato e spaventato, ma a quanto pare è anche in possesso degli oggetti rubati. Cosa fai? Domanda 4. Congratulazioni, hai creato una delle squadre di baseball del Vault 101. In quale posizione preferisci giocare? Domanda 5. Tua nonna ti invita a prendere un tè, ma ti sorprende dandoti una pistola e ordinandoti di uccidere un altro residente del Vault. Cosa fai? Domanda 6. L'anziano signor Abernathy si è di nuovo chiuso nei suoi alloggi e ti è stato ordinato di farlo uscire. Come procedi?
Domanda 7. Oh no, hai subito un'esposizione alle radiazioni e dal tuo stomaco è cresciuta una mano mutata. Qual è il miglior ciclo di cure? Domanda 8. Un residente del Vault 101 è in possesso di un fumetto di Grognak il Barbaro, il numero 1, che vuoi avere. Qual è il modo migliore per ottenerlo? Domanda 9. Hai deciso che sarebbe divertente fare uno scherzo a tuo padre. Entri nel suo bagno privato quando non ti vede nessuno e... Domanda 10. Chi è incontestabilmente la persona più importante del Vault 101? Colui che ci protegge dai rigori della zona contaminata atomica e a cui dobbiamo tutto, incluse le nostre vite? Posate le matite, ragazzi. Il famigerato GOAT è terminato. Sono certo che la maggior parte di voi non l'ha trovato così difficile. Per gli altri, beh... ci sono sempre posti liberi alla manutenzione. Non dimenticate di consegnare i test prima di uscire. Non credo che vogliate sapere cosa succede alle persone che non passano il GOAT. Potete prendervi il resto della giornata libera per festeggiare o per pregare, a seconda dei casi. Signor Broch, spero di averlo fatto bene. Non c'è niente di cui preoccuparsi, signorina Almodovar. Vediamo. Ottimo risultato. Sembra che sarai un supervisore. Grazie, ci vediamo domani. Ehi, prof, ho finito. Ah, Butch, posso ammettere di aver atteso questo giorno per molto, molto tempo? Fammi assaporare questo momento. Allora, vediamo. Davvero? Interessante. Mi sorprendi, Butch. Non pensavo che avessi questo dono. Parrucchiere. Chi l'avrebbe mai detto? Stai solo raccontando balle, non è vero? Ho altro da fare. Ho finito, signor Broch. Credo. Aspetta un attimo, posso riaverlo? Credo di dover cambiare una delle risposte. Calmati un attimo, Paul. Ho la certezza che non hai niente di cui preoccuparti. Vediamo. Sì, proprio come pensavo. Sei tra i candidati per la professione di ingegnere. Congratulazioni, Hannon. Hai passato il GOAT. Oddio, non è così male. Ingegneria, bene. Vita da serpente per sempre! Ehi! Mia madre non vede l'ora di sapere se farò scienze o economia domestica. Scienze? Non siamo amici. Non saremo mai amici. Forse. Capito? Vediamo cosa dice il GOAT. Bene, bene. Dipartimento manutenzione. Spero che tua madre sia contenta. Sono certo che Stanley lo sarà. Cosa? È impossibile! Lo dirò a mio padre. Non te la farà passare, liscia. Ehi, tu! Ecco, cosa dice questo stupido test su quello che farò per il resto della mia vita? Ora, ora, Susie. È questo il modo di parlare dell'infallibile GOAT? Sarai... farai l'insegnante. Senza dubbio e grazie al tuo talento per la comunicazione. Non preoccuparti, non è così male come sembra. Come immaginavo, credo che ci vedremo in giro, Edwin.
Tutto finito? A quanto pare sei un tipo da direzione. Parteciperai ai corsi di formazione per supervisore turni. È possibile che stia parlando con il prossimo soprintendente. Sono successe molte cose strane. Sì, è splendido vedere un tale entusiasmo giovanile. È bello sapere che ogni tanto il GOAT non sbaglia. Sai cosa si dice di scimmie e macchine da scrivere? Sono felice che le cose ti siano andate così bene. Spero che i tuoi compagni siano soddisfatti dei loro risultati almeno la metà di quanto lo sei tu. Di certo avrai qualche posto migliore della mia classe in cui stare, no? Ecco qua. Non vuoi sapere cosa hai preso? No, so già cosa dice. Non bisogna essere un genio per passare quello stupido test. Perché non ci ho pensato quando avevo 16 anni? Vita da serpente per sempre. Anche una A dal signor Broci. Papà dottore non è qui per salvare. Cosa fare? Ribelle, proprio come tuo padre. Ascolta, è solo... devi sapere svegliati. Queste cose. Forza, svegliati. Non sarò qui a tenerti per mano per sempre. Avanti, devi svegliarti. Devi uscire da qui. Tuo padre se n'è andato e gli uomini di mio padre ti stanno cercando. Ha lasciato il Vault. Non so come, ma se n'è andato e mio padre... sembra impazzito. Anch'io la pensavo così. Ma è vero, se n'è andato e Jonas è morto e adesso stanno cercando te. Gli uomini di mio padre credono che Jonas ti abbia aiutato a scappare. L'hanno preso e portato nell'ufficio di mio padre e poi... oh mio Dio... Sì, è una fortuna che sia arrivata qui prima di loro. Ma non possiamo perdere tempo a parlare. Devi andartene. Mi dispiace, ma credo che dovrai seguire tuo padre. Dovrai scappare dal Vault. Ascolta, forse non sono affari miei, ma tuo padre non ti ha detto che se ne sarebbe andato? Oh, mi dispiace. Sono sicura che aveva i suoi motivi. Forse Jonas avrebbe dovuto spiegarti tutto. Ma non importa. Posso aiutarti a fuggire. Ho un piano. Ascolta, c'è un tunnel segreto che dall'ufficio di mio padre porta direttamente all'uscita. Devi inserirti nel computer di mio padre per aprirlo. Usa questi per entrare nel suo ufficio. È così che io entro quando voglio. Un'altra cosa. Ho rubato la pistola di mio padre. Spero non ne avrai bisogno, ma è meglio che tu la tenga, non si sa mai. Ok, cercherò di raggiungerti alla porta del Vault. Fai attenzione alla sicurezza. Buona fortuna. Se riesco, ti raggiungerò alla porta del...
eccolo, fermatelo! Crimine, ancora scarafaggi! Togliti di mezzo! Mi hanno colpito! Sangue! Devi aiutarmi! Mia madre è intrappolata là dentro con gli scarafaggi radioattivi! Per favore, so di aver sempre fatto l'idiota con te, lo so! Ma non puoi andartene e lasciarla morire solo perché ho fatto l'idiota! Per favore, ti supplico! Sei una vera carogna, lo sai? Mi stai sullo stomaco, tu, vile canaglia! Da questa parte! Bucci, agente Kendall! Aiutami! Bucci, aiutami! Bucci, aiutami! Aspetta, ragazzo. Hai avuto fortuna che sia stato io a trovarti. Gli altri non sarebbero stati così clementi. Non so cosa tu abbia intenzione di fare e non lo voglio sapere. Vattene da qui e farò finta di non averti mai visto. È un vero peccato che sia andata così. Non riesco a credere cosa hanno fatto a Jonas. L'agente Mac ha perso del tutto il controllo. Ma tu sei una brava persona. Non hai fatto niente per meritarti tutto ciò. Va a trovare tuo padre, se ci riesci. Per un giorno solo? Ah, giovanotto, che piacere rivederti. Immagino. Dobbiamo tornare alle nostre stanze. È la nostra unica opportunità, non capisci? Possiamo andarcene da qui, proprio come il dottore. Non permetterò a nessuno di fermarci. Sono io! Tom, fai attenzione! E il tuo stupido padre. Doveva andarsene, vero? Doveva incasinare la vita a tutti.
Fermati, in nome del sovrintendente. Mi hanno colpito! Cerca di ragionare, amata. Alla gente Matt potrà piacere, ma a me no. Aperto davvero! Non pensavo che l'avrei fatto. Mio padre, lui, agente Mac, non ho detto niente a loro, lo giuro. Quando si sono attivate le sirene d'allarme, sono corsi tutti fuori. Immagino che sia stata opera tua. Ho visto che hai aperto la porta. Ottimo. Hai ragione, capisco. Era assurdo che pensassi che tu potessi fermarli. L'importante è che tu ce l'abbia fatta. Hai aperto la porta. Non preoccuparti per me. Qualsiasi cosa accada, sono certa che sarò meno in pericolo di te. Non oso immaginare cosa troverai là fuori. Vai, prima che arrivi qualcuno. Trova tuo padre.
Mi mancherai. La tua amicizia ha significato molto per me. Sapevo che ti avrei... Datemi una mano, sono per te. Non di meglio da fare.